Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, stamattina l'abbiamo contattata perché c'è stata questa lectio magistralis del professor Latouche, il teorico della decrescita al piccolo Eliseo. Dove l'avete svolta? Che indicazioni arrivano da questo? Perché questo importante appuntamento? E poi anche caliamolo nella nostra città, perché poi noi manteniamo sempre un collegamento con quello che accade nel territorio romano e regionale. Quando si parla di decrescita felice, qualcuno dice c'è la recessione, più decrescita di così, e invece spieghiamo bene. Sì, in realtà l'incontro di stamattina è stato all'Università di Roma 3 ed è stato incentrato in particolare sul problema dell'obsolescenza dei prodotti e delle merci, quindi un tema in particolare del grande quadro della decrescita, però chiaramente ha toccato anche numerosi altri aspetti, tra i quali sicuramente il rapporto tra l'uomo e la natura emerge in modo inequivocabile. Quindi è stata una chiacchierata a tutto tondo, che peraltro è ancora in corso, perché poi sono stati numerosissimi interventi anche degli studenti, quindi un botta e risposta abbastanza serrato su tante cose e anche tante pratiche. Quindi effettivamente vista non soltanto originale, ma anche pratico, proprio su quello che può essere l'infichi, appunto, non si disperda quel grande capitale di idee, ma anche di patrimonio proprio naturale che esiste e sul quale effettivamente l'uomo ha posto un'ipoteca fortissima. Allora, però facciamo tre esempi: rifiuti opzione zero, sì. Prodotti agricoli a chilometro zero c'entrano qualcosa con consumo di suolo zero, visto che parliamo e siamo purtroppo dentro alla tragedia dell'alluvione in Sardegna e anche agli effetti del temporale di questa notte che ha colpito la nostra città. C'entrano qualcosa con la decrescita felice? Assolutamente sì, c'entrano molto. Uno degli esempi che ha fatto stamattina il professor Latouche era proprio relativo all'esistenza ancora di materiali che hanno più di 100 anni in funzione tranquillamente in altre città europee, cosa che appunto qui non avviene più. Quindi questo è un primo punto, cioè proprio l'utilizzo dei prodotti che sono ancora utilizzabili senza che essi vengano scartati, e quindi senza che venga messo in moto questo, purtroppo, prodotto dell'uomo, che è rifiuto. Chiaramente la natura non conosce la produzione del rifiuto, perché in natura tutto si ricicla, quindi da questo punto di vista c'è proprio un sostegno da parte del professor Latouche, chiaramente, a quelle che erano le teorie del suo progenitore Ivan Illich, ma anche di altri esponenti, tra i quali appunto quelli dell'ecologia circolare, varie altre correnti, che però mirano proprio a dire zero produzione, molta produzione di rifiuto, chiaramente. Perché? Perché di fatto, se volessimo vivere in un ambiente più naturale, in un modo più naturale, la natura si è autoalimentata sola e non produce rifiuti. Stesso discorso per quanto riguarda appunto le produzioni a chilometro zero, che sono entrate anche stamattina all'interno della discussione, ma il professor Latouche ne ha parlato anche all'interno dei suoi libri. Creerebbero tantissimi posti di lavoro, però soprattutto se fossero anche delle produzioni biologiche. Quindi stessa cosa il concetto che è stato trasposto per quanto riguarda l'industria farmaceutica o altri tipi di industria. E infine chiaramente il consumo zero di suolo, che è un punto fondamentale, perché oramai appunto le città sono sature. Noi conosciamo bene Roma e chiaramente Roma è satura, non c'è più neanche il mercato immobiliare, perché di fatto i prezzi sono crollati e un venduto pazzesco. Quindi in fondo forse, come dice Latouche, la crisi è un'opportunità per pensare il modello di sviluppo. Sì, buongiorno, anch'io ho una domanda per lei. Volevo chiederle se il professor Latouche, anche se secondo lei oggi l'opzione della decrescita può appunto essere ancora considerata solamente un'opzione, o è probabilmente invece ciò che si potrebbe prospettare come una necessità? No, io credo che si prospetti come una necessità. L'ho preso proprio in considerazione in modo forte, perché altrimenti credo che nel prossimo futuro ci troveremo comunque a vivere in situazioni molto, molto pesanti, anche dal punto di vista poi della prospettiva
sull'ordine pubblico, perché è chiaro che, come dire, il 20% ricco del pianeta che consuma l'80% delle risorse non riesce a reggere, come dire, la massa chiaramente degli sfruttati che stanno in altri continenti e in altre zone, e noi vediamo chiaramente che giustamente ogni uomo ha il bisogno di costruirsi una vita e di costruirsi una possibilità, e quindi c'è un'immigrazione che molto spesso ha dei risvolti molto dolorosi, come abbiamo visto a Lampedusa. Quindi io ritengo che l'opzione di una decrescita, che si possa anche chiamare di una vita naturale, possiamo chiamarla del buon vivere, come è stato ricordato stamattina, sia un imperativo, non sia più soltanto un'opzione. Io ringrazio Matilde Spadaro del Comitato Cittadino Verde grazie. Urbano, e grazie di questa corrispondenza, anche di questa introduzione a un tema apparentemente molto teorico e molto generale, ma che, come abbiamo visto, riguarda concretamente anche l'organizzazione della vita materiale nella nostra città e nella nostra regione. Grazie, a risentirci nei prossimi giorni. Arrivederci. Grazie, a presto, arrivederci.